Ragazzi, e dopo esserci caricati così con queste canzoni, eh? Buonasera! Buonasera! Ma come si fa oggi? Pazzesco! Halloween! Eh? Halloween e ci aspetta una serata su Dragon Age The Vanguard. Hanno dato la chiave alla fine. Quindi ne parlerò solo bene, ragazzi. Ok? D'accordo? Certo, sorcio. Chiaro, chiaro. Tra l'altro, non lo sapete, ma Dragon Age è uno dei miei giochi preferiti di sempre. Sì, Fraps, sarebbe carino. Ciao David, ma se tu sei lì a Lucca? Siete lì a Lucca tutti e due? Io, fatemelo avviare tra l'altro, perché ho finito di scaricarlo 10 minuti fa e ancora non l'ho avviato. No, io sono a casa a fare il casalingo. Bravo. Come un uomo vero. Quanto ci mette ad avviarsi, ragazzi? Fatemi fare il change, vediamo un po'. Anche se lo cattura, c'è un caricamento in basso in realtà. Adesso, per adesso ancora non c'è nulla, credo. Grazie, Melten! Sta caricando. Catturi, per favore, Obs, eccolo qui. Avviso sulla fotosensibilità, leggere prima di giocare. Non ho fatto in tempo. Non ho fatto in tempo, non Compiliamo gli shaders. Però non ho fatto in tempo. Ma che Himmler poi? Cosa sta scrivendo Doglia? È ubriaco. D'oro scuro, boh. È vero, è Saints Row questo. Cosa vi aspettate, chat? Io ho visto solo, appunto, avevo visto un po' le anteprime. E basta. E poi la recensione, abbiamo letto solo poca roba. Aspettative molto alte. Bravo, bravo, ci sta. Effettivamente ci sta. Recensioni tutte con voti positivissimi. Un motivo, ragazzi, ci sarà. Ci sarà. Quanto ci metti? Ma devo dire, sta già piacendo. Sono d'accordo, comunque c'è da dire. È un bel simbolo, ha una bella grafica. Non sbava, non ha i bordi pixelati. Ecco qua, non so se notate. Qui, forse lo schermo. No, no, c'è proprio un puntino qui. Non so se lo notate voi in live. C'è come un pixelino qui. Peccato, non può essere tutto perfetto. Chiaramente. Però, dai. Però
Penso che quelli di Code di Shader. Beh, intanto Code mica c'ha le scritte ben definite, eh? Ti avevo Nel menu. promesso che sarei tornato per te. Grazie, Madman. Non ti concentri tanto su tutto il resto, queste piccolezze possono sfuggirti. Ci sta. No, ma infatti, cioè, non... cioè, è letteralmente un puntino qui. Cioè, adesso ci andiamo a lamentare del puntino. Mi sembra corretto verso chi lavora. Comunque, ragazzi, fa un freddo immondo questa sera, eh? Ho quasi l'intenzione di cagarmi addosso. La barra di caricamento è 60 o 120? E 50, 41, 61, 62, 70, 80, 51. Deisa, grazie. Chi è Fulvio? Burp. A me 13 gradi. Ma mi sa che anche qui, eh? 14. Siamo lì. Siamo lì. Io caldo, come si fa? Trasferisciti tu, c'hai la temperatura standard dentro casa. A parte che hai caldo, c'è la temperatura ideale. Ime c'ha dentro casa 27 gradi tutto l'anno, indipendentemente dal clima. A 27 gradi non fa. Chi? Oh, 66%. Secondo me è accelerato un po', eh. Secondo me è un po' accelerato. Ventisette gradi è troppo. Cagate il cazzo. Me ne fanno 6 al momento. Da te dove sei? Si pela. Italiano dire si pela dal freddo. Però non so se ho sentito mai nessuno dirlo fuori da qui. Quindi si dice solo da me. E cosa siamo, delle mele? È perché ti va via la buccia della pelle, proprio, ti spelli dal freddo. Capito? Io dico mi son pelato per dire mi sono scottato. Lì sei stronzo, scusa. Mi son pelato vuol dire che mi sono fatto i capelli. Mi sono fatto la boccia. Non mi scammare l'oracolo. Che palle, oh. Oh, grande oracolo, cosa ne pensi di questo grandissimo gioco che stiamo per vedere? Carta caga. Oracolo. Dai. Ah, quel microfono sembra a forma di lama. Chi? Questo? Ma che cazzo di lama vedi? Scusami. Sì, no, immaginavo il lama l'animale, non un coltello, però non so. 90%, 9, volevo dire. Ah, che hype. Che hype, ragazzi. Wow. Le Chronic Crafts. Premium Pulsant. Continua. Italiano, lingua doppiaggio. English. C'è un delay nel menu micidiale, ragazzi. Sottotitoli, dimensione sottotitoli. Sfocatura movimento, pezzi di merda.
Cioè, io premo giù adesso. No, destra e sinistra no, però vabbè. Può essere un problemino, vabbè, capirai. Grafica predefinita, personalizzato. Io voglio vedere poi i... Potremmo farlo poi, presumo. Come accetta? Vabbè, grande. Tutto a cannone. Ray tracing selettivo. Profondità di cacchio solo nei filmati. Sfocatura di mannaggia il movimento. Applica a posto così. Finestra senza brodi, sincronia verticale no. Però fotogrammi 60. Allora, scusate, bisogna mettere le cose ben bene, altrimenti, Vai. Pronti! Ah, ma il delay... Solus. Smart. Thoughtful, loved to hear himself talk, but long ago he had a different name, the Dreadwolf, ancient elven god of lies or heroic rebel. Dreadwolf era il nome che doveva avere originalmente questo Dragon Age. In his desperate fight against the corrupt elven gods, Solus imprisoned them, creating a veil that split our world from the raw magic of the Fade. He had won. But the veil cost the elves everything. Their magic, their freedom, even their immortality. Now, Solus wants to tear down that veil and undo the damage he caused, even if that means our world has to burn. Somebody's gotta stop him. And that's where you come in. Sì, Roncallica, sono ancora a 3070 io. Sono in full HD. Allora, dobbiamo fare il personaggio. Il personaggio, hanno detto che la creazione del personaggio è incredibile. Elfo, cunari, umano, nano. Ma il nano è un umano basso. È un halfling questo nano. Salve ragazzi! Sono tornato! I lunari sono proprio brutti, ragazzi, eh. Zoomer capelli, ragazzi, spotted. Grazie, Oldar Akmorn. I nani, ma possiedono un misterioso e antico legame con la terra. Sebbene i nani non possono utilizzare la magia, le loro abilità di combattimento sono temute in tutto il Bedas. Ah, i nani non possono usare la magia, solo lui c'ha una cosa di razza. Prenderemo l'umano. Proprio zoomering the earth. Adò, fortissima lei.
Ma se ti tira un cartone ti smonta. No, è un uomo questo, forse. Questa ti tira un cartone e ti smonta. Partiamo da lei. Vediamo un attimo com'è questo personalizzamento. Faremo un po' veloce, che non voglio soffermarmi troppo. È che c'è un delay, ragazzi. Voi non avete idea. Usare valori predefiniti? Certo. Ho cambiato una sega. Ah, posso cambiare però... Posso mettere dei... Ma io non riesco a capire i lineamenti. Cioè, mi sembrano tutti Mussolini qua. Non riesco a capire i lineamenti se non hanno la pelle e i capelli veri. Chi è tornato? Grazie, Nico! Sono tutti super chaddissimi, sono. Hanno tutti il mandibolone gigante. Ah, vabbè. Ok. Carnagione. Va bene. Vitiligine. Fronte arcata super, sopraccigliare, guance mascella, mento, laringe. Ma la laringe non è qualcosa dentro? Infatti non la vedo. La laringe non è insieme alla faringe nella gola, scusate, come... Ah, sarebbe il pomo d'Adamo. Effettivamente. Vabbè, non ci interessa. Lo scalpo. Ma però ci va bene così. Allora, corpo. Così. Proporzioni corpo. Le spalle giganti, lei. Non hanno esagerato con le zinnonissime giganti. Dimensione rigonfiamento. Neanche col pisello hanno esagerato comunque. Indumenti intimi. Ah. Vabbè, ma sti cazzi, cioè. Ah, posso cambiare l'illuminazione dietro. E metterò questo, sembra quelli che ha i colori più uguali, più naturali. Però gli occhi, il colore... No, non mi interessa. Forma nasos. Forma naso. Bene il primo. Bocca, orecchie, capelli. Però ottimo gioco. Beh, dai. Quanti zoomer capelli ci sono, ragazzi? Ma è pieno. Madò. Questo la si fa Monk. Non credo esista come classe, però sarebbe spettacolare. Di capelli, dai, ce ne sono tanti.
Saranno gli stessi di FIFA? Li avranno presi in prestito alcuni? Potevamo rifare su Carlo Davis. Non era su Carlo, ho sbagliato. Non ci sono i capelli che volevo io, però. Cioè, dei capelli un pochino a caschettame non ci sono. Fanno cacare, fanno, ragazzi. Metto questi qui. Di un bel... Belli, belli. Ah, c'era anche... Saturation e Luminosity. Va bene così, dai, su. Cosa manca? Peli del volto e colore. Scalpo. Non gli voglio fare lo scalpo. La barba comunque ha il suo perché con la barba. Trucco. Aspetta, c'è i modelli di partenza di trucco. Solo un po' negli occhi. Ragazzi, è complicata, eh. Aspetta un attimo, eh. Intensità colore. È nero? C'è un po' troppa roba effettivamente. Poi divento matto. Mettiamogli solo questo e vada via il cul. Cicatrici, non ci interessa. Accetta modifiche. Classe guerriera, maga o ladra? Sono solo tre classi? Ah, perché poi ci sono le specializzazioni. Sa che guerriero qui fa le piroette pippole. Vai, guerriera. Oddio, devo farmi il mazzo di Magic. Fazione, custodi grigi, acrobati del velo, draghi ombra, signori della fortuna, osservanti del lamento, corvi bella l'armatura, questa qui, corvi di Antiva. Rook fa parte dei corvi di Antiva, coltelli veloci nell'oscurità, i corvi sono spietati assassini, però con la mia classe non è che si sposa benissimo, o sbaglio. Questa è un sacco bella. Prendi il signore della fortuna, un gruppo informale di esploratori, cacciatori e cercatori di tesori di Rivain. I turbolenti signori sono famosi per le loro imprese audaci e per le loro fughe roccambolesche. Questa fa schifo invece. Almeno questo ordine negromantico d'elite esplora i misteri della vita e della morte e si occupa dei non morti nella tentacolare grande necropoli di Nevarra. Però questa ci si addice, vabbè sti cazzi, cioè...
ma la scegliamo per il vestito, chiaramente. Cognome Deriva. Ah, cambia il cognome poi. Maruk quindi sarà il nostro nome. Assassina straordinaria. Quando gli invasori hanno fatto prigionieri tra gli abitanti di Treviso. È vero, questa cosa qui non me la ricordavo, che c'è Treviso effettivamente. È così. Sì. Ruka ha deciso di liberarli a tutti i costi. Il nuovo talentuoso membro è pieno titolo dei corvi. Ruk fremeva davanti alla cautela dei suoi comandanti, soprattutto con la città occupata dai brutali soldati noti come Antam. Quando una notte Ruk vide una loro pattuglia che radunava dei prigionieri, entrò in azione. Nonostante le vite salvate, vabbè, non è un cazzo, dai. Seleziona questa fazione, su. Preset combattimento. Guardiamo, vorrei formare un gruppo, vorrei focalizzarmi sulla storia. Ah, sarebbe la difficoltà questa. Beh, cos'è che era di base avventuriero? Ah no, lo posso scegliere il nome, però il cognome rimane quello. Chiaramente lei si chiama... Time to get to work. Time. What's he been saying now? Well, we're not in trouble. Let's move. Well, we made it. Avventure del passato. Ah, questo qui è di Inquisition. Credo che si possono trasportare, portare i salvataggi di Inquisitions. Va bene. Pronti. Prontissimi. Grande. Posso andare dal chirurgo poi più avanti. Users. So, where were we? Non lo so, mi sono scordato tutto. Right. Ah già, him. Sto scemo. Our best plan is to stop the Dreadwolf before he can perform his ritual. Appena in tempo, after following his trail across half the known world, we finally tracked him to Monrathus, capital of the Tevinter Imperium. But to find the Dreadwolf in a city this big, we need a local expert. So, naturally, our story begins where all great stories begin. With the seediest bar in town. And a missing contact. Lì nella transizione, così. Oh! Let's try this again. Where's Nevgalis? Sono io, non lei. You think you can come into my bar and make demands? Magari doveva caricare un attimo, che grattava. Pensi di entrare nel mio bar e avanzare pretese? Beh, allora, sono entrato in maniera un po' brusca, quindi farò più che pretese. Ah, c'è anche Seminal Chaos. Ah, no. Nevgalis is my only shot at finding the Dreadwolf. I'm not leaving until I know where she is. Be ready to talk by the time I get to you. Darling, you're adorable. Che figura di merda, ragazzi.
Eric, now! Meet Bianca. She'd like you to stay a while. I capelli stanno facendo calare il bitrate, secondo me, eh? No, il bitrate, il frame rate, scusate. Nev Gallus, Dumart Plaza. The Venatori cultists took her to Dumart Plaza. Thanks. Your friend Nev Gallus is at Dumart Plaza. I heard. That's why you're my second in command. Although, for the record, there was probably an easier way to do that than fighting an entire bar. Perché? Però ha funzionato. L'importante è che funzioni. It got us Nev's location. Come on, Harding will be worried. Bevi, abbiamo fatto un sorso, uno spreco, dai. Break's over. I hope Nev's as good at finding people as you claim. She's the best damn detective I've ever met. If she says she's got a lead on Solas, I believe her. Devo abbassare robetta comunque, che gratticchia parecchio. C'è Batman? The Archon's Palace. Something must have gotten them riled up. Sono anche in live, ma gira proprio male. C'ho tutto a cannone, per carità. Abbassiamo, va. Mettiamo ad alto. Che bello che si vede in tempo reale la differenza. Importante, eh? Allora, tolgo il ray tracing semplicemente. Ah, me l'ha tolto così. Ciocche di capelli, sì. Io mi ricordo ai tempi di The Witcher 3 c'era la roba dei capelli che distruggeva completamente il frame rate. Era la prima volta che mettevano quella tecnologia lì e rendeva tutto un cacaio. Non c'ho gli FPS a schermo, però posso ben vedere che gira proprio de merda, eh. Poi se non ci fosse il delay di merdissima qui, sarebbe anche meglio. Poi le texture in teoria non me le abbassate perché devo riavviare il gioco. Proviamo a togliere le ciocche di capelli. Qualità dettagli, le ombre. Dove sono le ombre? Sta focatura di movimento de merda me la continua a rimettere, maledetti. Ci sono le ombre. Va bene così. No, no, fatemi salvo e riavviamo il gioco, va. Vediamo un po'. C'era ombre di contatto? Dopo ci guardo. Tanto una riavviatina così mette le texture ad alto. Quanto ci sta mettendo a uscire, ragazzi? Ecco. Su una vita ci ha messo, eh. Play. Non penso debba ricompilare gli shader, ragazzi. Non saranno così stupidi. Su. Con tutto il rispetto, chiaramente, eh. Vedi, li verifica solo velocemente. Sono rapidi adesso. Voilà, già fatto. Mamma mia, come siete esosi, ragazzi.
Ma non vi va bene mai niente? Forza era giallo. Credo, forza e anche... Enotria. Finestra nel culo, frequenza fotogrammi maledetti. Grafica alta. No, ombre di contatto è però. Non ci sono le ombre. Vediamo così. The Archon's Palace. Something must have gotten them riled up. Should we be in more of a hurry to get out of here? We don't want to look conspicuous. Just get out of here nice and casual. Find Nevgalis and stop Solas. Gliel'ho palesemente rubati, io non gliel'ho messi. Poi cosa gli ho dato? Dove ce li ho i miei soldi? Quanti soldi gli ho dato? Oh. You still think you can talk him down before he starts his big ritual? Non sta andando a 60 comunque, anche così. The only thing separating us from the Fade and an endless number of demons. I have to talk him down. Oh zio, cosa ha fatto? Wait, but I didn't do anything. Get down. Are they after us? Lui c'ha l'anello del potere, tra. Word travels fast in Minrathus. We've got to help her. Don't have time to get arrested, especially if we... Oh, crap. We're too late. The ritual started. But if we hurry, we can still stop Solas before it finishes. Da fastidissimo ascoltare il nano, ragazzi, non ce la faccio. Mi viene il mal di gola. Ma chi è? My guess is the veil is weakening and they're slipping through the cracks. And when the veil comes down completely. Oh porca paletta. Ma c'ha il doppiatore, c'ha la... Dategli un fluidificante, per favore. Oppelalai. No, non c'ha la voce da fumatore. You're safe now. Get inside and bar the doors quick as you can, okay? Thank you, miss. Harding, you all right? I've been doing what I can to help. The ritual must be weakening the veil. There are a lot of scared people out here. And a lot of demons. Haven't seen this many come through the Fade in years. And what about you two? Are you okay? Un po' di corsa. Siamo dei duri, eh? Siamo dei duri. We're good, but we need to move. Agreed. Solas isn't waiting, neither can we. Perdo un sacco, mannaggia, i capelli li vorrei riattivare. Adesso provo a riattivarli. Erano bellissimi i capelli con la roba attiva. Wasn't she at the meeting point? The Venatori got to her first. They grabbed her before we arrived and paid off the bar owner to keep it quiet. I'm not surprised our detective did something to piss off a cult of murderous blood mages, but their timing stinks. The bar owner said the Venatori took Nev to Dumont Plaza. Can you get us there, Harding? Not a problem.
I saw Dumont Plaza while I was scouting the area, and it was crawling with Venatori. Follow me. Eyes up. We've got company. Che schifo di effetto, mamma mia. Bellissimo, cioè mi piace un sacco, Demon. E ho scelto il guerriero, Ceccio. Segui un attacco leggero con X. Usa il attacco leggero 4 volte di seguito per creare una catena di attacchi grande. Ma si schiva con la B. E divento giallo quando mi fanno l'attacchino, lo devo schivare. Good. Let's get to Dumont Plaza and find Nev. Aspetta, aspetta. Patch yourselves up if you need it. Esploso qualcosa. I don't get it. If Solas tears down the veil, doesn't that destroy everything? Solas always talked about how beautiful the ancient world was. That world existed before the veil, and he wants to bring it back. Even if his ritual kills us all in the process. Oh. Gli ambienti sono anche un sacco curati, cioè c'è roba in giro. Solo che l'estetica... Oh, poi lì anche a gusti, per carità, non mi piace per niente. Ma voglio vedere un po' in giro. Oh, porca miseria, avete visto anche voi? Guarda, ci sono delle grandi righe di mira, ragazzi. Adesso premo giù. Ah, ho cambiato, ho preso il martellotto. C'è anche l'ascia. No. Ah, posso avere due armi, credo. Non vedo che tutti gli aiuti se ne vari possono disattivare volendo. Sì. Devi per selezionare la tua nuova capacità calcio dirompente. 50 di ira. Colpendo i nemici con gli attacchi con le armi. Va bene. No, ah, questo qui è il Perry. Oh, porca miseria. No, aspetta. Ah, devo selezionarlo e poi... Baric Tetris. Oh, fa vedere. Oppela lai. Schivare anche all'ultimissimo si può fare. Bello. Bello. Mi fa schifo il sistema di selezione dell'abilità. Però voleva essere ancora un po' Dragon Age. No, volevo riattivare i capelli belli. Aspetta, posso? No. Eric, hiding. Not the worst timing. Nev, it's so good to see you. We thought the Venatori had kidnapped you. They thought the same thing. A lot of Venatori in this city have reason to hate me. Figured I'd play along. Find out who wanted to settle the score this time. Then the sky started raining demons. So I'm back on the job. Appreciate it. Rook, this is Nev Gallus, our local expert. She's gonna help us find Solas. Nev, meet Rook. Harding and I found her a while back. Thought we could use an expert on trouble. Rook, like the chess piece? One of the strongest pieces on the board, but she tends to think in straight lines.
Comunque mi chiamo Alla, se permettete. C'è un ottimo lavoro con i venatori. Ti sei salvata da sola, vedo. Pollicione. We came prepared for a rescue. Looks like you're way ahead of us. A rescue? Non credo voglia guardare Ceccio. You said you had a lead? I haven't seen Solas in person, but I did find hints of old magic, similar to what you get in elven ruins. Vorrei vedere se tenendo sullo scudo ti farà pure gli attacchi dietro. That's where your man is hiding. Then let's go before this ritual he's doing gets any worse. Worse? This ritual's already drawing more power than I'd expect from a dozen mages. You told me he was working alone. I also told you he was an ancient elven god. An elven god? Well, whatever he is, he's causing trouble in my city. Let's go. Ma perché lei è appena stata a un funerale? So, if we do catch Solas, or the Dreadwolf, whatever he calls himself, what's the plan? He wants to bring down the Veil. Hopefully that ritual takes his full attention. So we catch him while he's doing his ritual, so he can't posso fight zompettare. Us. Eh. That's the hope. If it comes to a straight-up fight, we're dead. Posso cadere? Sì. Però ti riporta su senza problem. Non mi ha neanche tolto vita. A parte che fammi curare. Con queste lucine indie. Prendo fuoco. 10 su 10. E cos'è che ho tirato fuori? Perché ho tirato fuori? I'm getting too old for this. Troppo viola, troppo verde, troppo tutto. That's the building I tracked Solas to. Looks like the Venatori also found it. And then demons found them. È anche un pochino strano nel movimento, se mi posso permettere. Attualmente inaccessibile! Non l'avevo mica capito! Per fortuna ci hanno messo un lucchetto rosso, ragazzi! Usa RT per usare lancio dello scudo. Carica il tuo attacco tenendo premuto RT fino ad aumentare i danni. Certo. Oh, porca paletta. Ah. Oh! Aia! Grandi! I can get it. So this is the Dreadwolf's hideout. Ora quindi possiamo giudicare? No, ora no. Sure how long he's been here. Some of this looks ancient. Solas has been around longer than che aveva delle gambe lunghissime per queste scale qui. Era antico, sì. Guarda questo qui dietro, erano per lui le scale. Ha delle animazioni incredibili e delle animazioni che fanno cagare. Cagare inteso come fanno bene andare di corpo. Andare di corpo è molto importante, ragazzi. Ancient elves doing something to a dragon, I think. Yeah. Trying to control it maybe. Solas said the other elven gods were equal. More demons. I
Figurine in accesso a potenti armi a due mani come asce e magli. Gli attacchi sono più lenti, arma e scudo. Infatti cosa faccio se ho l'arma? Faccio sempre comunque lo scudo. Certo, un martello meglio poteva andarmelo. La spada me l'ha andata di ferro. Qui c'ho il martello di merdo. Dobbiamo trovare un interruttore. Solas used a lot of power for something. Solas, the Dreadwolf, neanche a farmelo cercare, ma ci ha messo proprio il punto bello, visibile, luminoso dove devo andare e via. Nonostante fosse a 5 cm dal posto. Nice work. Let's see what's on the other side. Ho un piccolo scrigno. Se avessi voluto sapere come finisce il dialogo, siamo troppo forti per poterlo sapere, purtroppo. This the big glowing window you saw earlier, Rook. It's called an alluvian. They're elven and very old. It acts like a doorway from one place to another. Solas uses them to get around quickly. È proprio così. E mi scillo, se vai troppo avanti può darsi. I know these trees. This is Arlathan Forest. And there's your ritual. The power involved. I've never seen anything like it. The tremors are getting worse. And we've got ondate di nemici. Basta buttarli giù. No. E un saluto. Un martello divertente perché gli spari via, guarda. No. 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 Come cazzo volano? Non sanno neanche il ragdoll quello bello simpatico. Che fa? Ah. We get tremors every time one of those big crystals at the ritual site lights up. Not many of them left to light. Might want to hurry. Ah, ma poi la lira non mi rimane caricata. Mi si scarica, ma che palle. Dove cazzo sono andato? Ho messo. Aspetta, però di là c'era qualcosa, mi sa. Questi vasi verdi di giada che contengono fortunatamente pozioni su pozioni, impossibile finirle. Oh miseriaccia. Devo aumentare la sensibilità del joypad perché sto diventando pazzo, pazzo! Ancora sta cazzo di sensibilità verticale e orizzontale. Cosa cazzo servirà? Meglio.
Poi fa un suono, fa proprio bonk questo martello. Oh. No, non mi ha fatto caricare neanche stavolta l'ira. No, i lampi è andato, sai che è andato fastidio anche a me? Non questi qui, quelli che fanno diventare tutto bianco. We have to stop this demon quickly. Bom. Dove vai? Oz. Osteria che recupero rapido. Chissà se perderò la vista entro fine della live, ragazzi. Voi ogni tanto distogliete lo sguardo, guardate qualcosa di statico per un momento. Keep the demons off me while I talk to him. Varric, Solas isn't gonna stop just because an old friend asks nicely. Solas needs someone to sell him another option, to help him justify changing his mind. No, no, è proprio quello che ti ha detto lei adesso. Non gli servirà un amico per dirgli guarda non lo fare. Come on, Varric. We didn't come all this way just to talk to him. He was my friend, Rook. I've gotta try to reach him. Ma è matto, adesso. If he won't listen to me, then he'll hear from Bianca. More demons. Rook, take care of the team for me. Bella Solas, non è che puoi smetterla, che qui è un casino, eh. Let's buy him some time. Il cattivo è Dobby, sì. È da un po' che il cattivo è Dobby. Smettetela di darmi le schiaffine. The veil is a wound inflicted upon this world. It must be healed. By drowning the world in demons? I have taken precautions to minimize the damage, Varric. Minimize the...
People are dying right now. You need to listen. Please. Che figura di merda. Dovrò ascoltare Bianca, tutta rotta, una merda. It is what they do. Shit. We need a better plan. Do you want me to take the shot? Won't work. He's too powerful. What if we disrupt the ritual? How? See those statues? If we break the scaffolding holding that one up, the whole thing will come down on Solas. It's risky. Interrupting a ritual of this scale will have consequences. Allora lasciamoglielo fare, signora, eh? Right. You two stay here. I'll bring down the statue. What? No. Stepping into all that raw magic is suicide. The storm could tear you apart. Anyone got a better idea? Fine, but you'll need backup. I'm with you. I'm a mage. I'll go. Either way, someone needs to stay back and deal with the demons. I'm a surgeon. Io voglio il mago. Che cazzo ce ne faccio dell'arciere? Dai. Let's go, Nev. Harding, keep the demons busy. Good luck. Io sono un surgo. Vai avanti, prego, vai avanti. E allora vaffanculo, passo a trapasso volendo. Ops, ops. Madonna, ma pure i segnaloni giganti. Ma bastava... Ma... Un attimo che c'è una... Una tavola ricoperta di miele. Un secondo. Some other better option. The pillar's weak, but it isn't falling. Ma perché non è più ricoperto di miele, dovete stare attenti adesso, eh. Together, now. You came a long way and made a valiant effort, Varric, but this story does not end with my downfall. A meno che non con la tua caduta, ma con la caduta del pilastro. Geniale, questa cosa è geniale. Veramente è un attacco epilettico questo, però, ragazzi. Cioè, non si può fare una roba così. E l'inclusività dove è andata a finire? Ma mi sa che arriviamo tardi, ragazzi. No, vabbè, ma chi l'avrebbe mai detto? Era il pugnalino che gli serviva per scrivere le cosine adesso. Aveva finito, mi sa, vedi, per fortuna. Fammi vedere. Una botta tremenda abbiamo preso dietro.
Qualcuno chiami un surgo veloci. You have no idea what you have done. Chi io? Solus. I know what I did. I stopped you from destroying the world. I was not destroying the world. No, scusa, Solas, allora ho capito male. Pensavo. When you disrupted my ritual, the magical energies pulled me here, into the fade. Okay, so that's why you're here. But why am I here? Your physical body is unconscious, but you shed a few drops of blood at the ritual site. Enough for a tenuous connection. Blood magic. Firstly, I abhor the use of blood magic. Secondly, had I the power to control you, I would already have used it. È un inganno, eh. È un inganno, dai. Get out of my head. As I said, I do not want to be here any more than you do. But your actions have set events in motion, and I would not have your ignorance on my conscience. What are you talking about? The Evanurus, or as you would call them, the Elven Gods, the creatures that escaped. In ancient times, they ruled the elves, but that was not enough. They sought not just to be obeyed, but to be worshipped. When I rebelled, they drew on the horrific magic of the Blight, corrupting all they saw until I trapped them. Thanks to you, though, I am now trapped, and the blighted Elven Gods walk free. No, no, l'hai fatto uscire tu. Thanks to me. I wasn't the one performing a big ritual to free them. Free them? My mortal enemies. I was ensuring that they would never escape their prison. You were tearing down the veil. I had a plan. Varric always said you're the big explanation why none of this was your fault. Varric? Yeah, he said that's your style. Never quite lies, clever half-truths that let you convince yourself you're doing the right thing. He tried to talk to you anyway, and now he's hurt. Varric is... quite practiced at shading the truth himself. So those things that got out, you said they were gods? They said they were gods. Blighted, tyrannical, sadistic gods. It took all my power to imprison them millennia ago, but I am certain you will be fine. Sì, sì, noi ce la caveremo. Fai del sarcasmo? Comunque colpa sua, eh. Your ritual let the gods loose. You don't get to sit back and look smug. What else could I possibly do? I do not have my ritual dagger. I do not have the network of mirrors that took me from the lighthouse across the world. I have nothing. As the gods threaten this world again, all because you disrupted my ritual. You mean when I stopped you from covering the world with demons? You will soon see what I was trying to prevent. Elgenan and Gilanane are your problem to solve. This is your responsibility now. Mi sembra questo qui è un inganno ulteriore, una truffa un po'. Fighissimo Galaxy. Fighissimo. Tra l'altro mi pare, non so se ha fatto uscire un nuovo libro o qualcosa di simile, o se lo deve ancora far uscire. Trust me, kid. I've had worse. And it takes more than a flesh wound to stop me. Don't think I'll be making it out to the field anytime soon, though. Cos'è altro? È un casino, Varric, un cacaio adesso, tutto un disastro. Ritual, something else got out. Something even Solus is afraid of. You've got this, Rook. World's not flooded with demons. Ah, cioè, questo qui si è andato a far pugnalare, adesso tutto noi dobbiamo fare, ma poi chi cazzo siete?
Varric, even so, chi sono io? Rook, you've got this. I've seen your work. Like your impulsive rescue of those captives from the Antam slavers. There's a reason I dragged you into this whole soulless mess. You're clever, adaptable. Sì, Colmas, mi sembra più biopunk forse che steampunk in realtà. I've been searching the place for Lyrian potions. Didn't mean to intrude. Not at all. I was just about to have a look around. Ma noi stiamo una viola, stiamo. Loro sono tutti distrutti. The alluvian led us into something, and it's in the Fade. Because that's what we needed. The dream world. Then I really need to look around. Can't hurt, in theory. And we need to talk about our next move. Maybe find Harding? She went outside somewhere. There's a table in the central area here. I'll meet you both there. Go ahead, Rook. Me. I need to sleep. Lui non è per niente sus, comunque, Varys. Neanche un po'. See you later, kid. No, no. È vero, Bino, sì, ricordo un pochino la Dumas. La tua ricompensa... Ah, beh, sono le robe bonus. Lo specchio, immagino, per cambiare aspetto. E lei è un trauma gigante, non riesce più a camminare come una volta. Introduzione al faro, apri codice. Effettivamente non abbiamo visto il menù, non ho visto un ciollo, non ho visto. Volevo riuscire ad uscire dal... dal prologue. Quanta cazzo di roba mi ha dato poi? Guarda che mi sta spoilerando tutti gli altri personaggi, robe, un casino, un cacaione proprio. Hoggers. Questo quindi sarà una specie di hub, probabilmente. Ma ci saranno anche posti belli. Ma che wow! È uguale a prima. Rook, you're awake, and we're in the Fade. This is where people come when they dream, but dwarves don't dream. And somehow I'm here. Yeah, it's unreal. Nev thought we should talk about what to do next. We should, but maybe look around a little. We might be here a while. Vabbè, magari a molti piace questa ambientazione tutta con isole svolazzanti fratturate, per carità. A me non piace per niente. Un punto abilità. Ok, adesso abbiamo le abilità. Specializzazione. Campionessa mietitrice omicida. Partendo dal centro... Questi sono quelli che ci abbiamo già. No, sono quelli che dobbiamo ottenere. Raffica di scudi, non me ne frega niente della raffica di scudi. Colpo di rimando dopo una difesa perfetta. A mezz'aria, gli attacchi in salto, garantisco un colpo critico, va bene. Lame vorticose.
Ottieni accuratezza dopo una difesa perfetta riuscita. Qui mi sembra un attimo meglio. Si possono anche rimborsare i punti. Ma il gioco di per sé, gameplay parlando, è molto base. Come tipo di... cioè il combat system è... adesso qui non posso neanche attaccare, ma... cioè io speravo che con l'avvento dei Souls si fossero anche stufati di usare X e Y come tasti per attaccare, perché in un gioco dove devi schivare è importante avere il pollice sulla B e gli altri sul... però magari non è neanche il tipo di gioco dove serve tanto schivare... C'ha le scarpe di legno, c'ha? Solus called it the lighthouse. He did? When? Era nella mia testa, nell'oblio. Sorry, it was while I was unconscious. Solus appeared in my dream. Really? No, ma scusa, in un sogno era un'altra risposta. Io ho detto nel cazzo di oblio. Not here, but some kind of prison. You're sure that wasn't just a dream? It's a reasonable reaction. Solus can speak with people in their dreams, even kill them. He said our connection wasn't strong enough for him to do that. He could only reach me because I bled at the ritual site when I got banged up. So Solus is using blood magic, like any normal mage would to play with your mind. But he's magari le lucine, io cioè spero almeno, perché era veramente ingestibile, cioè se il gioco fosse effettivamente tutto con quelle lucine lì, sarebbe ingiocabile. Spero che più avanti non sia così. I don't care about the philosophy. In terms of his power against ours, he's a god. All right. Well, we've stopped the ritual and there doesn't seem to be an immediate danger for now. You're certain Solus can't use blood magic to affect your mind? I'm not certain of anything, but we're not out of danger. What do you mean? Solus had two of the... No, vabbè, Solus, però magari non ti dà... When he got trapped, Non ti brucia gli occhi internamente, fa cagare, ma almeno non muori. È già qualcosa. Two of the ancient elven gods that Solus rebelled against. Rofuga è colpa nostra. No. Tocca a noi ucciderli, però. They're our next target. So we set our sights on a pair of elven gods. Like it's easy. Who else is gonna do it? If they're loose, they need killing. They were evil tyrants who enslaved their people. We need to stop them. Solus says, perché sono così lucide le vesti del tuo BG? Perché saranno un po' di seta. That was when he imprisoned them. So instead of one god running around, we have two, and they're not full, they're blighted. We need to get out there and stop them. Just like that. We're down a man without Varric. We can't just rush in. I know you're hurt, Nev. But the rest of us need to do something. Anche lei non è pestata, solo lei è pestata. E Varric, perché si è preso una coltellata. And how many more people will get hurt, get killed, while we spend time investigating? No, se ha sempre ragione Neve, smettila tu. If Elgenon and Gilinane are worse than Solus, we can't go in blind. We need to know what they can do and what they want. But we only have Solus's word about all of this. Then let's go investigate for ourselves. We find out what we're dealing with, and then we take our shot. Fine. The Illuvian led us here instead of back to Minrathis. Let's hope it goes back to the ritual site. Maybe we can find some clues at the scene of the crime. Nev, a parte che la nana può stare in quella posizione. I've worked with worse. All right then. Let's get back to the ritual site. The Illuvian has its own special room. It's just down the stairs. Non poteva starci. C'è una gamba qua. Gli partiva. E da qua adesso si riparte.
For all we know, there's a dozen demons waiting on the other side of that alluvion. Che? If it even takes us back to Arlefin. Nev, you sure you're up for this? Versofa. Don't worry about me. Shall we? Un piccolo vuoto, sì. It's quiet. Well, isn't that a surprise? There's the ritual site. But if the gods really did get out, they're not here anymore. Right, let's take a look around and see if we can find... Fortissimo questo, che figura di merda. No. Non ho capito loro cosa cercavano di fare, scusami. Strife? Irlin? It's me, Elise Harding. Harding? What are you doing back in Arlathan? It's complicated. I can see that. Rook, Nev. This is Strife and Irlin. Varric and I met them when we first started hunting down Solas. They're veil jumpers, experts in ancient elven magic. Hardly experts. I should have been able to shut that artifact down. E bastava dargli una mazzata. It's not your fault. Since the sky ripped open, the magic's been surging. Bunch of artifacts that had been dormant for centuries started coming alive. This is because of Finn Harrell's, sorry, Solas's ritual, isn't it? You all were supposed to stop him. Potevi andare a farlo tu. Adesso tu, ma chi siamo noi? Scusa che... Potevi farlo tu. Non dare la colpa a noi, eh. È stato Solas. Didn't see you volunteering. We put our lives diglielo. On the line to stop Solas, and we stopped him. Not without a cost. Sky's not ripping itself apart anymore, is it? All right. You stopped Solas. So why is Arlathan neck deep in wild magic? Solas was dragged into the Fade when we interrupted his ritual, but something else got out. Someone else, supposedly. Elgenarn and Gilinane. Mithelanest. Two of the elven gods of old. The Evanuris. Shit. They're back in the world. Shit. That explains a lot. Sì, sono tornati nel mondo. Chissà quante volte ce lo ripeteranno che sono tornati nel mondo queste due Jake Gyllenhaal e Malafons. E adesso che si fa? So Elgenarn and Gilinane are loose, which means what? You thought Solas was bad. He's a bit of a bastard, true. But next to them, let's just say they weren't known for their kindness. There's a reason Solas led a rebellion against the Evanuris. And a reason he imprisoned them. But now they've escaped. Tareth is in bad shape. We need to get him back to the camp. We've still got dozens of veil jumpers unaccounted for. How can we help? We need to find Belara Luter. She's the best there is at working with our ancient artifacts. And also at blowing them up. She was off looking for another artifact before this ritual shook everything loose. Ehi, felicissima, ragazzi, mi sta mettendo una gioia. Magic and the artifact it's setting off, it'll be her. Right, you get your friend back to your camp and we'll find Belara. Mi fa ridere che lei c'ha gli acciacchi, però. Neve, sei ancora ferita, eh?
Nev, you're injured. Stay here with the veil jumpers. It's a headache. I'll be fine. I know you want to help, but we don't know what we'll face out there, and you're in no condition to fight. All right. Just watch your backs. We'll meet you back at the veil jumper camp. It's just south of here. Belara's out near some elven ruins to the west. At least she was 3 days ago. I'd start your search there. Good luck, Rook. And thank you. Presa benissimo lei. Ok. Perlomeno qui non sembrano esserci isolotti volanti. C'è solo del frame rate ribassato qua. Quella che stavano cercando di distruggere prima sarà pericolosissima, ragazzi! Ah, c'è l'altro personaggio. Gotcha. Oh, people. Where'd you come from? Belara? Belara Luther. Strife and Eirlin sent us to find you. Who are you? Comunque gira veramente male. Lace Harding. Protocol is to wait a full week before they send anyone out to look for me. I've only been gone 3 days. Well, the situation's changed. For the worse, unfortunately. The elven gods, Elganan and Gilinane, have escaped. Elganan e Gilinane sono fuggiti dalla prigione, ragazzi! They want to destroy the world. Oh, yes, that is very much for the worse. Okay, wait. I need a second. Non ce l'hai un secondo, dai. Like I said, end of the world. You can mull over later. It does sort of explain a few things, though. Like what? The surge of raw magic in the area. These artifacts started waking up a while ago, but in fits and starts. One here, a couple there. Certo, then, intanto vi ricordo che stanotte a mezzanotte c'è il Morrow by Night. And now? E raw magic. Ci si cacca addosso. Giusto per farvelo sapere. A livelli di Dragon's Dogma 2 o peggio? No, no, neanche i livelli di Dragon's Dogma 2. Dragon's Dogma 2 era proprio rotto completamente. Era in città ingiocabile. E questo qui probabilmente se metto tutto a basso mi gira bene, però. You can only pass through it one way. Once you're in, you can't get out. We don't have time for this. Let's just force our way out. Oh, I wouldn't do that. I don't know what contacting that much raw magic would do to you. Tra l'altro, stanotte Morrow by Night, domani mattina Monster Hunter Wilds. Something powerful. We can find it and remove it safely. I mean, the bubble itself should collapse. And then we're back in reality? I really, really hope so. Well then, let's get going. Probabilmente Morrow by Night stanotte non è che tireremo fino alle 3, eh. Però I've been trying to get to the artifact at the center of the bubble, but these magical constructs keep getting in the way. Per carità, graficamente è anche molto bellino, però ma dove cazzo è andato? Però non è neanche nulla di eccelso da dire, cazzo. Cioè qui non so se mi va a 30 fps.
Troviamo un posticino dove fermarci. Mettere là per interagire. E il salto, ragazzi. Le basi del gaming. Ma a loro non interessa. Capacità di compagni. RB per selezionare una capacità di un compagno. Sì. Vediamo la mia abilità, quella nuova invece. Era un po' esagerata. E tra l'altro c'ho anche questo adesso. Pippo Carmine. Ma loro le abilità non le fanno per i cazzi loro, vero? Ah, ma questo è un buff per me. Ah, il fatto che io ho queste tre abilità. Cioè, io ho tre abilità. Perché cazzo devo aprire una ruota delle abilità? Posso capire per dare gli ordini ai compagni, ma per usare le mie tre abilità che devo aprire una cazzo di ruota per farle e mi mette in pausa il gioco, non lo concepisco per niente. So what is this artifact we're looking for exactly? I have a couple of theories, but nothing definite. We might find some clues in the ruins though. I don't... No, voglio vedere Julie Elven Ruins. Voglio aprire il cazzo di menu, io non posso aprire il... Come si apre il... Oh, devo aspettare che va via, se no non posso aprirlo. Oh, che bello il menu con il cursore, ragazzi. Carina. Then, just bail jumpers mostly. And people trying to save the world, apparently. Saltello tattico, perché chiaramente... Là. Wow. I've never seen anything like this. Wait. Is this? No. It can't be. Not here. Can't be what? We have to get over there. The artifact we're looking for must be inside. Il menù di Enshrouded è vero, ma anche è molto Enshrouded effettivamente. Oh. It almost feels like got it. Bring it over here and slot it in. Piccolo enigma. And there we go. Easy. Huh. That's a great trick. A resonance amplifier. It's drawing magic from the ring temple to this area. I need to shut it down before we can go up the path. Ma ci pensi tu, prego, vai, vai. Invece di parlare, il mondo sta finendo, fai quello che devi fare. Avvertimento attacchi, usa B per schivare. Adesso me lo spieghi? Non abbiamo provato ancora a difendere. Ho provato ad attaccare con dopo il ferry. Beh, vediamo se non mi attacca. Ho parato anche il colpo che mi arrivava dietro. Comunque sì. Oh boh, bobo. L'ho sbragato. Nice one.
Le barriere praticamente mi se... esorgere rapidamente con il colpo di scudo. Sì. Era un'abilità quella della telecamera, sì. C'è un altro percorso. So that ritual, the big one where the sky was ripping apart, you say that was Fen'Harel? I mean the real Fen'Harel? Vabbè, direi che possiamo anche fermarci qui. Sorry. The things that got out, the big scary ones. No. That was Gilname and Elgrinon? Are you okay? Beh, la roba peggiore però comunque è l'ottimizzazione, secondo me. Cioè, non so se è normale che gira così di merda a me. Cioè, nel senso che magari ad altri gira bene, un problema mio, non lo so. Lo posso perriare, ma è morto, vero? Lo posso perriare, ma era rosso, quindi unlucky. Stasera c'è il Moro by Night, sì, Robin. Dov'era il mio salvataggio? Quanti cazzo di salvataggi fa? Dai. Esci. Spero per gli amanti di Dragon Age che la storia sia bella, dai. Per il resto, per quello che ho provato fino adesso, mi sembra molto... normale. Cioè, non mi viene neanche da dire brutto, perché magari può essere divertente, ci si può pure divertire. Però, ostia, dai. Cioè, è molto... non ha niente... non ha lo spicco, non ha il piglio, niente che lo faccia... che ti faccia dire, cazzo, questo è un giocone. È proprio un giocone questo. Non mi dà nessun motivo per giocarci. Poi magari la storia è scritta bene, te lo giochi se sei fan. È ok. Però è sufficiente, sì. Tecnicamente è sufficiente. Tecnicamente non intendo tecnicamente il gioco, tecnicamente faceva cagare, faceva, c'ha delle animazioni orribili, delle ottimizzazioni di merda e fa cagare, dico, tecnicamente è accettabile, nel senso che, ok, poi per tutta la roba che c'è dietro io, però dai, no, tanta piotta non le vale per niente. Però c'è, volendo, la possibilità di fare l'EA Play Pro, quello da 17 euro, e te lo giochi, se ce la fai a finirlo in un mese. Quindi dai. Ora, pensi di giocare Mouthwashing come horror qualche sera? L'avevo addocchiato Mouthwashing, me l'avevano fatto vedere, e sembrava molto carino. Non credo questa notte probabilmente andremo proprio su quegli horror pezzotti di merda, quelli che fanno cacare addosso e basta e vi fanno tanto ridere, e a me no, va bene? Dai, Dragon Age, provatevelo, se riuscite a... mi sta partendo il mal di testa adesso che ho chiuso, mi sta partendo la botta terribile, ragazzi, uff, tremendo. Se riuscite a passare, avete un superpotere o degli occhiali da sole, non so cosa serva, spegnete lo schermo per giocarlo, grandi, altrimenti unlucky veramente, ragazzi, chat, ci vediamo tra pochino, va bene? A mezzanotte qui, puntuali per chi vuole.
Ciao belli, a più tardi.